Andiamo a fissare una seta floss alla solita altezza, successivamente fisseremo un erl di struzzo grigio. Andiamo a scendere velocemente verso la curvatura. Ora renderemo questa seta floss ritorta rigirando il rocchetto più e più volte su se stesso. Andiamo a creare delle spaziature in questo modo. Fissiamo a questa altezza togliendo la seta floss e inserendo una seta di montaggio dello stesso identico colore. Ora con l'erl di pavone andremo ad effettuare la seconda segmentazione. Andiamo a fissare in questo punto. Togliamo l'erl. Applicheremo ora davanti del pelo di capriolo molto sottile. Andiamo a fissare. Spianiamo accuratamente il tutto. Ora con l'apposito attrezzino formeremo un'asola sul filo di montaggio. Andiamo a sporcare con della pece i due fili, inserendo all'interno un misto di lapin nero e fibre d'organza color oro. Andiamo a formare il cordoncino. E con lo stesso andiamo ad effettuare questa operazione, spingendo il tutto indietro. Fissiamo.
Andiamo ora a formare la classica testolina che dovrà risultare piuttosto visibile. Ora bloccheremo il tutto con la classica goccia di colla. E dopo questa operazione abbiamo terminato. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione.